Le dimensioni unitarie della fisica sono 7, che sono quelle della massa, del tempo, dello spazio, del flusso, del calore, della molecola e della candela, l'intensità unitaria della luce. Queste 7 dimensioni possono essere collegate tra di loro in modo unitario. Il sistema internazionale le segue, ma all'origine del loro rapporto unitario che cosa c'è? Ebbene, c'è il ciclo 10. Noi realmente osserviamo ogni cosa sulla base di un ciclo assoluto di 10 unità. Esso può essere visto in modo relativo, ponendo alcune delle 10 dimensioni come denominatore delle residue. Tutti i modi possibili all'interno del numero 10 sono dati dai rapporti 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, 4 a 6, 5 a 5, 6 a 4, 7 a 3, 8 a 2, 9 a 1, 10 a 0. Ebbene, ad ogni singola possibilità uguale ad uno di questi algoritmi, la nostra intelligenza assegna una qualità dimensionale. Possiamo affermarlo con certezza, perché a un nono corrisponde la qualità della massa, a 2/8 corrisponde la qualità del tempo, a 3/7 corrisponde la qualità dello spazio, a 4/6 quella del flusso, a 5/5 quella del calore, a 6/4 quella della molecola, a 7/3 quella dell'intensità unitaria della luce. Poi vi sono due dimensioni, la 8/2 e la 9/1, che non sono dirette, ma che sono esse pure riconducibili ad una qualità. La 8/2 è la qualità della realtà complessa, che noi poi riduciamo al rapporto 4/1 tra la realtà e la sua unità. La realtà reale o quella immaginaria. Quando noi abbiamo 8, abbiamo in sostanza 2 al cubo, laddove la base 2 è il complesso che va da meno 1 a più 1. Quindi 8/2 evidenzia la realtà complessa nel tempo complesso 2. E non corrisponde questa realtà complessa a una dimensione ancora riconosciuta dalla fisica. Mentre invece il rapporto 9/1, che è inverso a quello della massa, è il rapporto dell'energia. Per limitarci a quest'ultimo e farlo comprendere come il valore esatto della C2 di Einstein, dobbiamo dire che all'interno del ciclo 10 posta presente l'unità 1, che si ponga come denominatore all'interno delle 10 unità totali, le 9 residue sono tutto lo spazio che va da 1 a 10 e che, se è percorso in senso negativo da 10 a 1,
causa la perdita 9 di spazio, ossia un meno 9 che imposto al più 10 lo porta alla presenza più 1 della massa. Se invece noi partiamo dalla massa e andiamo al suo ciclo intero 10, con più 9 in spazio percorso dalla massa 1, noi arriviamo al completamento del ciclo. A parte spiegherò perché una per una queste relazioni interne al ciclo 10 sono la base simultanea con la quale la nostra intelligenza all'interno di 10 dati, considerati sempre nella loro unità, simultaneamente corrispondono le 7 percezioni differenziate in massa, tempo, spazio, eccetera, eccetera. Ciò detto però, qui, in maniera sintetica, molto sintetica, quando noi vediamo il rapporto 2 a 8, vediamo quanto c'è nel numeratore, ed è il tempo complesso da meno 1 a più 1. Quando vediamo il rapporto inverso 8 a 2, ponendoci sui due tempi, noi osserveremmo la realtà complessa, a cui però oggi, se vogliamo dare un valore in tempo, dobbiamo assegnare 2 secondi. Al rapporto 3 a 7, il numeratore 3 evidenzia le tre dimensioni dello spazio x, y, z, che hanno a denominatore tutto lo spazio percorribile da 3 nel 10, ossia diciamo la settimana. Il rapporto inverso 7 a 3 evidenzia proprio questo 7 come tutti i vincoli della sfera. Sappiamo che sono 6 i vincoli generali del sistema ortogonale. Il vincolo aggiunto in più aggiunge il raggio costante e quindi 7 è il vincolo sferico dello sviluppo sferico centrifugo dell'intensità unitaria della luce, che quindi corrisponde a questo valore 7. Il flusso 4 sesti presenta nel numeratore la realtà 4 ottenuta dallo spazio a 3 dimensioni sommato al tempo a 1 dimensione. Per poter osservare la realtà a 4 dimensioni nel ciclo 10, noi dobbiamo condizionarla al 6, che sono tutti i versi percorribili nel sistema ortogonale x, y, z, ciascuno dei quali assi è percorribile in due versi contrapposti, quindi i versi contrapposti sono 6. Diciamo che questo 6 è il vincolo generale del sistema ortogonale, per cui 4 a 6, grazie ai vincoli del sistema ortogonale, fissa le 4 dimensioni della realtà. Ci rimane buon ultimo, cioè il rapporto inverso 6 a 4 naturalmente pone in considerazione i 6 vincoli del sistema ortogonale ottenuti sulla base delle 4 dimensioni della realtà, e a questo livello abbiamo l'unità della molecola. Ci rimane soltanto il rapporto 5 a 5, che è uguale, comunque lo vediamo, e mette in relazione il flusso elettrico con il flusso magnetico a livello paritario, quel livello paritario che poi corrisponde al grado Kelvin di temperatura. Vedremo separatamente, come ho già detto, una dopo l'altra, tutte queste differenze.